Cyberphone. Tutti in uno stesso posto, tutti in una stessa sera. Cyberphone. Ma che roba? Se un piccolo gioiello di paese, un paese castagna quasi nella sua forma, ha ispirato dei viaggiatori come ad esempio Stendhal, un motivo ci sarà. Questo è un paese che mantiene ancora la nomenclatura, i nomi dei luoghi, delle zone, delle frazioni, e sono dei suoni antichi, molto musicali, quasi tribali. Casè, Uregesa, Urcircul, Urcanuà, Urepiazza, Urelateria, Urstal, Rebutega d'Urfare, Urcantunash e Irunchit. La prima cosa che si incontra arrivando a Brinzio è il circolo, Urgrup. Quando sono nato, mio papà, prima di andare all'anagrafe a iscrivermi, è venuto al circolo e mi ha fatto socio. In un piccolo paese il senso di un circolo è quello di far ritrovare assieme le persone. Nell'inverno, che qui è abbastanza rigido e lungo, le domeniche scorrevano tranquillamente seduti ai tavoli, giocando a carte o chiacchierando, magari anche parlando di qualche cacciatore che è andato a cercare il tasso e l'ha trovato. Magari un piccolo tasso è diventato un'enormità. Questi muri hanno sentito tutto, le storie vere e le leggende. Il cortile è vita per Brinzio. Nel cortile si svolge l'attività brinziese, si trovano le famiglie, sono tutti datati dal 1600-1700 e rispecchiano un po' l'urbanistica dell'agricoltore, quindi i classici loggiati, al piano terra la casa d'abitazione, il loggiato esposto possibilmente al sole e dietro al loggiato le camere da letto.